Credo che l'Accademia sia pronta per un cambio al vertice. Do il mio benvenuto. Stavamo giusto per cominciare. Prego, vieni qui e ascolta. Come stavo dicendo, la prima cosa da comprendere è che la magia, per sua natura, è mutevole, nonché pericolosa. A meno che non sappiate controllarla, essa può distruggervi. Maestro, questo lo comprendiamo bene tutti. Non saremmo qui se non fossimo capaci di controllarla. Certamente, mia cara. Certamente. Voi tutti possedete un talento innato. Lungi da me il volerlo mettere in dubbio. Quello che intendo io è il controllo autentico, la maestria nella magia. Ci vogliono anni, se non decenni, di pratica e studio. E allora cosa stiamo aspettando? Incominciamo! Calma, calma. È proprio questo a cui mi riferivo. L'impazienza deve essere mitigata dall'accortezza, o la catastrofe sarà inevitabile. Siamo appena arrivati. Non hai idea di cosa è capace ciascuno di noi. Perché non ci dai la possibilità di mostrarti cosa sappiamo fare? Fin qui non hai detto una parola. Cosa dovremmo fare, secondo te? Sul serio? Visto? Anche lui è d'accordo con noi. Perché non ci mostri qualcosa? Dunque, vediamo un po'. Credo che possiamo cimentarci con un po' di pratica. Per restare in tema di sicurezza, cominceremo con gli incantesimi di difesa, ovvero protezioni che bloccano la magia. Ora vi insegnerò l'incantesimo di difesa e poi lo metteremo in pratica per bloccare le magie. Intesi? Ti andrebbe di aiutarmi con la dimostrazione? Conosci gli incantesimi di difesa? Non importa. Posso insegnartene uno di base. Sarà sufficiente per lo scopo di questa lezione. Ora mettiti laggiù. Io ti lancerò un incantesimo e tu dovrai provare a bloccarlo. Cominciamo. Laggiù, per favore. Di fronte a me. Non voglio nessun altro di mezzo. Ora lancia l'incantesimo di difesa e mantienilo. Nuovo volto, sì? Hai già padroneggiato il livello esperto degli incantesimi di distruzione? Sì, è un peccato. Gesargo sperava di trovare qualcuno in grado di rimanere al passo con il suo talento.
I maghi a Cyrodiil sono immischiati fino al collo con la politica. Il Sinodo e l'Accademia dei Sussurri sono troppo occupati a proteggere i loro segreti per insegnare come si deve. Skyrim non era la prima scelta di Gesargo, ma Winterhold non si occupa di politica e si dedica allo studio. Qui Gesargo può diventare grande. Oh, ma ti sbagli. Dici così soltanto perché stai perdendo talmente male da non rendertene conto. C'è molto per Gesargo di cui essere sicuro. Nella magia ci sono abilità, fascino e volontà incrollabile. Gesargo avrà successo, su questo non c'è dubbio. Buona caccia! È la prima volta anche per te qui, vero? Sono felice di incontrare un altro Nord. Temevo di essere l'unico. Qui siamo così lontani dal resto del mondo che non sembra nemmeno di essere a Skyrim. La maggior parte di loro non vuole avere niente a che fare con la magia, specie se non può essere brandita o usata per fracassare teste. La magia viene vista come qualcosa di più adatto agli elfi e alle razze più deboli. Va bene allora. Prima che tu me lo chieda, sì, i miei antenati praticavano la magia. E no, non ne voglio parlare. Sì, so che a Winterhold vivevano molti miei simili. No, non mi importa che se ne siano andati tutti quanti. Ma abbiamo finito ora? No, non credo. Brelina Marion, di casa Telvanni. Sono la prima della mia famiglia ad allontanarmi da Morrowind da moltissimo tempo. Sono qui per studiare evocazione. Questa è l'unica cosa che conta. Sì, mi trovo bene. Se solo non mi mettessero tutta questa pressione addosso. Io voglio solo imparare. Non voglio pensare a ciò che la gente si aspetta da me. Non lo sapevi? Prima della crisi dell'Oblivion, molti elfi avevano la loro dimora a Winterhold. E altri ancora giungevano ogni anno da Morrowind per visitare l'Accademia. In seguito, la repulsione verso la magia ha reso la vita difficile a molti. Alcuni se ne sono andati pur di non sopportare la crescente ostilità dei Nord locali. Altri sono tornati a casa dopo l'anno rosso, quando l'eruzione del Vanderfell ha portato grandi devastazioni. La stessa Winterhold è andata morendo da allora. C'è rimasta solo l'Accademia. So che non mi piace come mi guarda. Non so se si aspetti che perda la pazienza o che tenti di ucciderlo, ma di certo non si fida di nessuno di noi. Ci vediamo. Sto cercando di fare attenzione.